vostra poltrona. Oh, no, no, siete sciocco, dottore. Se non riesco a stare seduta, significa proprio che non posso. Io non abbandonerei quella poltrona mai, neanche nel caso di un terremoto, ma questa sera... Stasera, no, no, ecco, non è possibile proprio. Vi prego, Giovanni, per la decima volta ripetetemi. Avete veramente visto uscire la signorina a cavallo oggi nel pomeriggio? Non erano ancora le 4, signora. Fu lei stessa che mi pregò di accompagnarla. Ma io avevo ancora tutto il nuovo appartamento da sistemare. E allora se n'è andata da sola? Non è così? Ma che cosa ne possiamo sapere? Potrebbe essere uscita sola e avere poi incontrato qualcuno. Signora La Rocca, perché non interrogate l'amministratore? Oh, Dio, signorina, sapete benissimo che il nostro amministratore, il povero papà Ivar, è morto almeno 6 mesi fa. Avete cattivo gusto. Io penso che la signorina Eloin alludesse al nuovo amministratore, il signor Odio. Il signor Odio? Il signor Odio non è un amministratore? Ma cosa c'entra? Sta perdendo del tempo, guarda. Se donna La Rocca lo permette, io mi lancio nella tempesta alla ricerca della signorina Margherita. Tanto bagno più, bagno meno. Posso finalmente chiedere la parola? Sì, purché facciate presto. Vorrei dirvi che tutti i vostri timori non... Sono stato sbattato in sella. Temo che il mio braccio sia mossato. Il mio cavallo e io abbiamo avuto una divergenza di opinione. Mossato? Siete ottimista? Io temo sia una frattura bella e buona. Una frattura? Ma è proprio la sera delle disgrazie questa. Signor Odio, dov'è la signorina Margherita? La signorina? Sì, è uscita a cavallo oggi del pomeriggio e non è ancora rientrata. Possibile? Che non ne sappiate nulla? L'ho incontrata verso le 4, in fondo al viale. Ah, sì? E vi ha detto qualche cosa? Sì, signore. Era diretta alla torre di Elven. Con questo tempaccio si sarà. Giovanni, fate sellare 3 cavalli. Perché 3? Non volete che affronti l'uragano da solo? Oh, volevo ben dire. Volete darmi man forte, amici? Sì. Se i signori permettono. No, no, niente affatto. Non esagerate in eroismo. Voi non farete nulla, ve lo proibisco. E non ammetto che mi si contraddica. La mia carrozza! La mia carrozza! Fra 5 minuti, signora, sono con voi. Il tempo di fasciare questo signore. Vedete? Io trovo almeno 4 imbecilli al giorno che mi domandano per quale motivo io porti sempre in giro la mia borsa dei ferri. Vorrei che questi 4 imbecilli si trovassero qui ora per prendere atto della previdenza di un medico. Ah, grazie, signorina, grazie. Finalmente, caro cugino, è quasi un'ora che me ne sto qui in attesa che vi svegliate. Sono lieta di trovarvi così, credevo peggio.
Direi che avete passato una buona notte, a giudicare dall'aspetto. Signorina Joselita, siete voi. E Margherita? Margherita sta bene. Siete già qui. Come avete saputo? Un uccellino, caro Marchese. Stamane all'alba è venuto a cinguettarmi nell'orecchio che il mio simpatico cugino aveva compiuto ieri sera una certa bravata a cavallo. E pur non essendo del tutto convinta che voi siate veramente rimasto vittima di un incidente del genere, eccomi qua. Come vi sentite? Credo di avere la febbre. Non avrete che da riposarvi per qualche giorno, almeno così mi ha detto il dottor Desmarais. L'avete già veduto? Stamane, sì. L'hanno chiamato prestissimo, perché nella notte il vecchio Larocque ha avuto un altro dei suoi soliti attacchi. È grave? A una certa età siamo tutti gravi, caro mio. È una specie di rimpiattino con la morte. Pare comunque che le condizioni del vecchio Larocque abbiano consigliato di affrettare i tempi. E cioè? Il contratto di nozze, voglio dire. Ah già, il contratto. E su, su, su. Non dovete crociarvi così. Là. Insomma, hanno mandato a chiamare il vostro amico Lobepin e sarà qui domattina per la cerimonia. Allora? Su, pensate a guarire, voi. Io ho sognato un angelo questa notte che mi ha assicurato che alla fine del mondo manca ancora qualche settimana. Era completamente inebetito dalla gioia. Beh, non era indispensabile la gioia, credo. È il suo stato abituale. Povera Margherita, sembrava la Madonna delle sette spade. Le sette spade della sposa e i sette visti capitali del fidanzato. Permettete? Siamo ancora in lutto per la morte dello zio. Sciocchino, me lo ricordo benissimo, figurati. E con ciò, quando aveva la tua età, il petto non gli pesava ancora per le medaglie, anche lui, che cosa credi, si dava un grande affare. Il generalone. Non so perché, ma tutte le feste di fidanzamento mi mettono addosso una tristezza mortale. Sarà perché penso al nostro matrimonio. Le 9:20. E ancora non si è concluso nulla. Volete che vi rilegga il contratto? Scusate.
parlate più forte, vi prego, signori. Qui non si fanno misteri. Che cosa desiderate? Questo contratto, signor Le Pen, è un atto di sfiducia nei miei confronti. Un atto di sfiducia? Un atto di... Ma che cosa intendete? No, 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 piano, piano, signori, per carità, non facciamo chiasso. Vediamo, vediamo. Non era stabilito che tutte le proprietà... Ma, caro collega, voi sapete bene che questo è un sotterfugio per sottrarvi... Un sotterfugio? Che cosa avete detto? Un sotterfugio? Vi invito a cancellare questa parola dal vostro dizionario. Ma insomma, questa è una congiura per legarmi mani e piedi. In fondo qui mi si tratta come un bambino. E che cosa stiamo facendo noi a quest'ora qui, secondo voi? Un contratto di matrimonio o un testamento? Voi forse dimenticate che donna La Rocque è vivente. Lo credo. E nella mia famiglia siamo tutti vivi. Che il signor La Rocque è vivente. Ma lui un po' meno, forse. Comunque sia, siamo tutti intenzionati a tirare avanti il più possibile. E che voi siete qui per sposarvi. Non per ereditare, non ancora almeno, un po' di pazienza. Ora basta, signor Le Pen. Me ne sono grata. Ho avuto la conferma di quanto sospettavo. Buttate quel contratto sul fuoco e voi, mamma, fate restituire a questo signore i suoi regali e che non se ne parli più. Che non se ne parli più? Con noi no, almeno. E voi non potete immaginare quanto io ne sia contenta. Chi è? Siamo noi. Mi siete contrariato? No, solamente sorpreso a quest'ora. E ditemi, allora, è tutto terminato? Tutto finito, proprio finito. Il signor di Bevalin è andato al diavolo. C'era qualcosa che non andava nella colazione, signori. Nessuno ha mangiato. Le signore vivono di beneficenza e di notturni di Chopin?
Non si tratta di beneficenze e di notturni di Chopin. È soltanto una questione di appetito. Caro nonno, nemmeno voi avete fatto molto onore alla tavola. Sono l'unico ad averne un'ottima ragione. Con i vostri prodotti mi avete accorciato la vita di 20 anni almeno. Portatemi dei bei cosciotti di cinghiale e delle pinte di birra e poi vedrete. Oh, altro che appetito! Non è nemmeno questione d'appetito, è questione d'umore. Qui si fa quaresima di carnevale. E pensare che se c'era una mattina che doveva essere festeggiata con un banchetto, era proprio questa. Non ne vedo proprio la ragione, mamma. Figliola mia, non capita tutti i giorni la fortuna di perdere un marito e tu l'hai avuta doppia. L'hai perso prima di trovarlo. Venite, nonnino caro, vi accompagno in giardino? Sì. Buongiorno. 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 Come al solito, appena arrivo io, si sparecchia. Cugina mia, se perdesse meno tempo a lisciarvi i capelli, questo non accadrebbe. Giovanni, fate apparecchiare la tavola per la signora Aubry. Non è necessario. Ho perso l'appetito. Anche voi? È un'epidemia qui. Nemmeno il signor Massimo ha voluto far colazione. Ah no? Il mondo alla rovescia. Va bene, licenzieremo la cuoca. Giovanni, vi prego, i miei scialli. Siamo d'agosto, signora. Sì, lo so, ma in Francia l'inverno comincia d'estate. Cosa volete? Ve l'ho detto, il mondo alla rovescia. Cotti duri, latte freddo, marmellata acida. Lo fanno apposta. E poi dicono che soffro di persecuzione. Tardo stamattina? L'ho fatto di proposito, per non incontrare tutta la famiglia riunita. Ah. Ed è per far colazione in ritardo che vi siete vestita da viaggio? Non mi sono vestita da viaggio per fare colazione in ritardo, ma soltanto per partire e senza salutare nessuno. Ah. Io non capisco niente. Come al solito. Ma dopo ciò che è accaduto ieri sera qui, pensavo che il vostro stato d'animo dovesse essere diverso. In fondo, vi hanno reso un servizio. Magari, senza volerlo, ma l'unica a guadagnarci siete stata voi. Questione di opinioni. Ci sono varie maniere di sentirsi umiliati. A chi lo dite? Le maggiori umiliazioni ci vengono da noi stessi. Non dagli altri. Non vi capisco. Non importa. Mi capisco da sola. Vedete? Perdere qualche cosa soltanto perché qualcuno è in grado di pagarla più di noi è solo una sconfitta. Avere la possibilità di riacquistarla perché altri la rifiutano, questa è un'umiliazione. Capite? No. Capisco soltanto che vi siete messi tutti d'accordo per rovinarmi la colazione. Ve ne chiedo scusa. E così ve ne andate, no? Vi invidio. Non è assolutamente il caso, credetemi. Io voglio invidiarvi. Io, per esempio, non potrei fare altrettanto. Dipende solo da noi. Porre un limite a ciò che dobbiamo subire. E non si dovrebbe superarlo mai. In fondo l'unica cosa che ci rimane in certe condizioni è un po' di rispetto di noi stessi. Volete farmi la predica? Me ne guardo bene. Volevo soltanto salutarvi e trovare se possibile un po' di comprensione. Spiacente. Ne ho abbastanza di pensare ai miei guai. Non posso occuparmi dei problemi spirituali e morali degli altri. Non importa. Addio. Buona fortuna.
Volevo chiedervi un piccolo favore. Purché sia piccolo. Piccolo per voi, ma per me... Sentiamo. Voi avrete occasione di rivedere il signor Odion. Ah. Vorrei che gli diceste che gli chiedo scusa e non gli servo nessun rancore. E perché non glielo dite voi? Perché sono vile. E quando la viltà si unisce all'orgoglio, tutto ciò che si fa nella vita è sbagliato. Va bene, glielo dirò. Grazie. Pensate a quello che fate. Se foste soltanto meno fantasiosa e più prudente, ora potreste diventare la signora di Bevalon. Grazie del consiglio. Non vi bastava rischiare di rompervi l'osso del collo. Avete fatto un giuramento senza che nessuno vi abbia forzato a farlo. Tornerò a Parigi con voi. No, no, aspettate qualche giorno. Vi concediamo una proroga alla provvidenza, eh? Voi siete molto buono, signor Le Pen. Ma io non desidero essere né consolato né compatito. Quando si è nel mio stato, non bisognerebbe avere più né cuore né sentimento. Non dovevo venire qui, signor Le Pen. Non dovevo. Anche voi? No, io me ne sono andata via prima. Vorreste dire che io me ne sono andato dopo? Me ne guardo bene, signor Di Bevalon. Mai li avrei creduti capaci di tanto. Se non aprivo gli occhi, mi mettevano nel sacco. Prima o poi si finisce sempre con aprire gli occhi. Chi l'avrebbe detto? Gente così distinta e tanto interessata. Già. Chi l'avrebbe detto, eh? Comunque, è bene tutto ciò che finisce bene. Io sono qui. Siamo tutti qui. Libero, voglio dire. Anch'io libera. E allora? Libera di salutarvi, intendevo. Vorreste dire? Proprio quello che pensate. Incredibile. Già. 48 ore fa l'avrei creduta incredibile anch'io. Dalla sera alla mattina ha rifiutato due volte. Chi l'avrebbe detto? Bisogna che tenti in ogni modo di rifarmi. Oh, vi rifarete, su questo non v'è dubbio, vi rifarete. E voi? Io che cosa? Che farete, intendo dire. Lavorerò. Una cosa ho capito, che il mio destino è lavorare. E in fondo non è un destino tanto terribile. Rinuncio a qualsiasi commento. Dopo la rivoluzione francese, nulla mi stupisce più. Andiamo via, se la smettessimo di scherzare. Io ho smesso da un pezzo. E allora,
Che cosa ne direste se ci vedessimo a Parigi? Io e poi... Sta arrivando la mia diligenza. Le vacanze sono finite. Addio, signor di Bevallan. Senza rancore. Ma dite proprio sul serio. Senza rancore e con un po' di compassione. Addio. Stupefacente. Come state, signor Dio? Molto meglio, signorina. Grazie. Non avete fatto un'imprudenza uscire dalla vostra camera? Mi sento bene, vi assicuro. Ho saputo del capitano. Forse potrei essere utile. Grazie, signor Dio, ma... La mamma ci sono io e c'è il dottor Desmarais. Sarete stanchi. Signora La Rocca. Signora. Oh. Andate a riposarvi. Sarete stanchi. Resterò io col capitano. Grazie, signor Dio, vi sono molto grata. Il capitano si è assopito soltanto da pochi minuti. Io sono molto stanca, ma vi prego, se si dovesse spegnere, io rimarrò qui nella stanza accanto e chiamatemi pure. Come volete, signora. Margherita, vieni anche tu, Clara, hai bisogno di riposo. Vieni, sei stanca. Thank you.
Io non servo a nulla qui. Vedete, non soffre nemmeno più. Il risveglio sarà la morte. Ma state tranquillo, non si verificherà prima di domani. Se notate qualche cosa di nuovo, chiamatemi. Io non resisto più, casco dal sonno. Buonanotte. State calmo, capitano. Non vi agitate. Siete voi, signor Odio? Sì, capitano. Dove sono gli altri? Ho pregato la signora La Rocca e la signorina Margherita di andare a riposare. Erano molto stanchi. Ah. Resterò io con voi. Ah. Quel cofanetto lì sul camino, datemelo, vi prego. State calmo, capitano, vi farà male. Fatemi quel cofano, vi dico. Venite qui, vicino a me, signor Odio. Sono qui, capitano. Abbia vergogna. Signor Odio, voi potrete vedere come la ricchezza dei La Rocca venga da un delitto commesso contro la vostra famiglia. Che dite, capitano? Sì, il mio nome è falso. Mio padre si chiamava Savage ed amministrava nell'isola di Santa Lucia, allora francese, una piantagione dei Champs-y d'Autriche. Allora, mio Dio. Di vostro nonno. Sì. Giacomo Augusto. Voi siete il suo ritratto vivente. Ora capisco. La sera che arrivai, quando mi vedeste per la prima volta, il vostro turbamento. Il passato. Eravate il passato che tornava, che mi accusava.
1793 mio padre morì e io divenni l'amministratore di quella ricchezza. Quando gli inglesi occuparono le Antille, vostro nonno con la nave Teti, di cui era comandante, portò in salvo centinaia di connazionali, mi incaricò di vendere la piantagione. 1.000.000 di franchi. 1.000.000. E di raggiungerlo poi. Con quel denaro. Non vi agitate così, capitano. Vi farà male. La notte, che fai, Santa Lucia? 14 novembre 1793, io avevo con me tutto quel denaro. Caddi nelle mani degli inglesi. Mi promisero di lasciarmi quella enorme somma. Se avessi detto loro dove si era rifugiato il marchese Shamsi Dutri. E voi? Voi? Ero tanto giovane, non ebbi la forza di resistere. E mezz'ora dopo, nel golfo di Groiro, la nave di vostro nonno saltava in aria. Molti francesi morti, vostro nonno ferito gravemente. Da quel giorno giurai di far pagar caro agli inglesi il mio rimorso. Con quel denaro comperai un brigantino armato e cominciai a dare loro la caccia. Ho cancellato così nel sangue per anni ed anni la mia vergogna. Ma non basta, non basta quel documento. Io lo capitano. Signor Marchese, Massimo Shamsi dovrebbe perdonare.
è possibile che non troviate più tempo nemmeno di venire a pranzo? Avevo già avvertito che avrei mangiato qualche cosa in camera mia prima di andare a dormire. Ho capito. Andrò a letto anch'io senza cena. Sono giorni che mangio da sola a quella lunga tavola deserta. Mi dispiace, cugino Aubry, ma cercate di capire. Margherita e io abbiamo una missione da compiere. Che sciocchezze. Io credo che il dolore per la morte del povero capitano vi abbia annebbiato il cervello. Può darsi che abbiate ragione, cugino Aubry, ma la mamma ed io siamo fermamente convinte del contrario. Povera donna, forse soffre davvero. Ha lasciato la porta aperta. Rossi, cara. Hai lavorato troppo, eh? Sei stanca. Sai, mamma, prima pensavo una cosa. Che cosa, cara? Che ti voglio tanto bene. Forse sì, signorina. A parte la malinconia del loro recente lutto, mi sono sembrate, come dire, più serene. La signora Larocque ha rinunziato al freddo. Si alza a ore favolose e si mette sino dall'alba al tavolo del lavoro. Sono state prese tutte e due da una vera passione per il ricamo. E pare che si informino con particolare interesse di quanto possa guadagnare una donna con quella specie di lavoro. Ebbene, non vi meraviglia tutto questo? È molto strano, infatti. È strano, ma non capisco davvero. Anch'io ho continuato a non capire fino a qualche momento fa, fino a quando è venuta da me la signora Aubry a chiedere il mio intervento per fermare le sue parenti sull'orlo della rovina. La rovina? Già, la signora Aubry ha scoperto che stanno sollecitando l'autorizzazione per cedere tutti i loro beni a una congregazione di Rennes. Non potendovi fare ricco, si fanno povere. Ora capirete che io non potevo lasciarvi ignorare questa loro decisione e mi scuserete se aggiungo che è vostro dovere impedire ad ogni costo questo loro progetto. Non mi rimane che lasciare il castello al più presto. Quando sarò lontano, vi sarà certamente più facile convincere la signora Larocque e la signorina Margherita a desistere dalla loro romanzesca decisione. Partirò domani stesso. So quanto vi costerà. E quanto mi costerà. Mi ero abituata a voi. È l'ultimo dolore della mia vita vedervi partire. Tornando a Parigi, però, potrete ancora avere modo di pensare un poco a me. Io ho incaricato il signor Le Pen di compiere un accertamento e se vorrete aiutarlo, mi sembrerà di avervi ancora vicino come quest'estate, quando naufragavate fra quei miei fascicoli ammuffiti. Lo farò, signorina Giuseppina. Lo farò, siatene certa. Promettetemi soltanto che prima di partire verrete a salutarmi. Alla mia età non si abbracciano i giovanotti, si benedicono. E io vi benedico con tutto il cuore. Addio. Arrivederci, cara cugina.
Signore Dio, è arrivato il signor Lobepin da Parigi. È a casa della signorina di Poroy. La signorina di Poroy? Cosa è successo? Non lo so. Hanno mandato un ragazzo pregando di raggiungerli subito. Voi, mia madre ed io. Andiamo. Ecco, duchessa. Duchessa, suona bene. Potete firmare? E come no? Sto morendo. Ma non per questo sono diventata analfabeta. Su, su, andate qua. Sapete benissimo, anche voi. Però non mi dispiace di morire, ora che ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Però dovevo usare maggiori riguardi nel portarvi la notizia. Eccoli, eccoli, sono loro. Mi sembra. Sì, infatti sono loro. Che cosa succede? Ieri a Parigi ho trovato il documento. Sembra una favola. Datato dall'Escurial il 10 aprile 1716. Un originale con le armi di Spagna e il sigillo di Filippo V, con allegato una copia tradotta. Oh, è meraviglioso. Sarebbe meraviglioso se la povera signorina, ma la troppa gioia l'ha stroncata. Ha incominciato a vaneggiare. La sua cattedrale, diceva, finalmente la sua cattedrale. Ma andate, andate, vi prego, vi cercava. Povera cara, vi vuole un gran bene, sapete. Dice che siete stato voi ad aiutarla a vincere e a credere nella sua illusione. Ma è possibile che non si possa fare niente. Anche cuori più forti del suo ne sarebbero rimasti stroncati. Nel nome di un re ho riconquistato la mia ricchezza. Ma c'è qualcuno assai più importante che mi vuole la. Figliuolo, figliuolo mio. Su, su. Non fate fare cattiva figura all'aristocrazia che ne ha già fatte tante. Signor Lobepin, volete dare lettura? Questo testamento olografo istituisco erede universale di tutti i miei beni, sia in Francia che in Spagna, senza alcuna riserva né condizione, Massimo Giacomo Maria Odio, marchese di Chancy de Trie. Firmato Joselinda Giovanna, duchessa di Poroy-Gay. No, Massimo, i santi, quelli veri, li troverete nella mia
cattedrale. Nella vostra cattedrale. Qui a quest'ora è appena l'alba. E voi non avete vegliato tutta la notte la nostra cara Roselinda? C'è qualcuno in casa? La cameriera. Poco fa è arrivato anche il curato. Lei è là, nel suo lettino. Senza peso, trasparente come la sua anima. Le volevate molto bene. Mi aveva dato un poco il calore e l'illusione di una famiglia. E ora? Che cosa avete intenzione di fare? Subito dopo i funerali tornerò a Parigi. Proprio questo, quello che volete. Sì. Sì, devo. Devo. C'è Elena che mi aspetta. Devo andare fino in fondo. O credete che non abbia già sofferto abbastanza? Per me? Soprattutto per voi. Lo sapete. Non mentiamoci, almeno in questo momento. Così ve ne andate. E io avrò fatto del male anche a voi. Oh, Margherita. Come potete pensarlo? Vi ho amata. Vi amo. Come si può amare la vita? Più della vita. E allora? Che cosa vi allontana da me? Ho giurato, Margherita, ho giurato che mai... Sì, la mia ricchezza e la vostra povertà. Ma ora la cara Joselinda vi ha messo in condizione di dimenticare questo giuramento. Ora adesso voi siete ricco quanto più di me. Darete una dote principesca ad Elena, ma non era questo quello che desideravate. E allora andate, andatevene. Massimo!
Non vi sembra di avermi umiliato abbastanza? Non avrei nessuna ragione per farlo. Oh, ne avreste più di una. Perché? Oh. Volete aiutarmi a realizzare il sogno della signorina Giocalinda? La sua cattedrale? Sì, sì, Massimo, la faremo più bella di quanto lei stessa abbia desiderato. Ricordate il piccolo Ivonè, il guardiano della torre di Alvè? Sì, certo, lo ricordo. E sento di volergli tanto bene, sento di voler bene a tutti, a Dio, all'umanità, alle cose. A te, Massimo. Massimo, ti prego. Ti prego, non te ne andare, Massimo. Non mi lasciare. Se me ne andrò, tu verrai con me. Vuoi?